Appena le 7. GG. GG non si vuole svegliare perché non vuole fare la dieta. Non è manco quello, ragazzi. Sono rimasto su fino alle 2:30 ieri sera. Cioè, credi, non lo sapevo. Sì, a filmare il video è andato bene, però siamo stanchi. Però questo è il grind del summer shit. Riuscito a editare. Sì. Vabbè, io sono naked. Ok, me ne vado allora. Bomba è svegliarsi con questa vista. Pazzesco. Pazzesco. Comunque, ragazzi, andiamo a fare il nostro weigh-in e vediamo rispetto a ieri che punto stiamo messo. Ovviamente vogliamo pesarci nella stessa situazione, quindi sono in mutande, tiro fuori la famosa bilancia e la metto esattamente nello stesso posto, perché a volte anche solo se il terreno è un attimino scossato può venire un altro weigh-in. Allora, ieri day one era 77.4. Madonna. Vediamo oggi. Settantacinque punto sette. Questa fa male. That is a new low. Sì, un po' troppo direi io, cioè. 75.7 è più di un chilo e mezzo. Sì, che stai a fare, cioè. La verità è che tipo i primi giorni basta veramente che diminuisci il cibo. E soprattutto io che stavo mangiando molto, ho perso sicuramente un sacco di acqua. Ho perso anche il cibo proprio che avevo nello stomaco. Però pazzesco. Cavolo. Quant'era? 75.7. Ok, iniziamo a bomba. Ragazzi, volevo farvi vedere cosa abbiamo comprato al supermercato per seguire la mia dieta. Una cosa molto importante, ho notato che i prezzi sono altissimi se si comprano le marche che stanno da noi europee, perché chiaramente sarà tutto importato. Invece dobbiamo fare delle scelte prendendo le stesse cose che prenderemo in Europa, però provando a capire e a prendere una marca del posto di Dubai, quindi magari in arabo che non si capisce niente, però costa veramente un sacco di meno, tipo, sempre abbiamo visto almeno anche 3-4 volte di meno una marca. Sì. Assurdo. Assurdo, quindi vi faccio vedere la piccola spesa che abbiamo fatto. Fonti di carboidrati, ho preso questo pita bread, praticamente libanese, un mix tra pita bread e tortiglia. E qua vediamo che per 100 grammi c'ha 288 calorie, che è praticamente come il pane, ma invece di pagare per il pane ho preso il pane loro locale. Poi mi sono preso questo Thai Green Curry Basmati Rice, questo per una porzione c'ha 170 calorie, 31 grammi di carboidrati, 4.5 grammi di grassi e 3.1 mi sembra grammi di proteine, quindi non è troppo male, soprattutto se lo dividi per due non è malissimo. Poi ho preso questi cracker semplicemente per snack, per rimpiazzare diciamo le gallette di riso quando ne ho voglia. Anche questi macri non sono troppo male, per 100 grammi ci sono solamente 1.8 grammi di grasso, quindi veramente ottimo. E poi per ultimo mi sono preso l'avena, invece di prendere l'avena normale mi sono preso golden syrup, quindi viene un pochino più dolce, perché pensavo di aggiungerci il peanut butter, che è stato praticamente, anzi non peanut butter ma almond butter, che è praticamente la mia fonte di grassi di scelta, che aggiungerò appunto all'avena quando mi mangio l'avena. Questo è pazzesco, invece di comprarlo appunto marca nostra, ho fatto praticamente, ci stava una macchina fichissima che praticamente mettevi le mandorle e te le spezzettava, quindi questa è letteralmente 100% mandorle spezzettate e fatte su come un burro, veramente una bomba. Passiamo poi alle fonti proteiche, uova perché costano dappertutto poco, ottima fonte proteica. Poi ho dovuto prendere questo tonno in scatola che non ho idea di come sia, l'ho preso nella loro, non in acqua ma nel sugo loro, quindi boh, proviamo. C'era anche il Rio Mare ma costava tipo veramente 6 euro o 7 euro a scatoletta, una cosa assurda. Poi tacchino, anche qui fat free, come vedete là, tagliato da loro, e questo pure veniva 11,60, che è più o meno 3 euro più o meno. E poi mi sono preso dello yogurt greco 0% di grassi, e questo per 100 grammi mi sono spizzati tutti, e questo era quello migliore e che costava di meno, e questo per 100 grammi c'ha 7.3 grammi di proteine. Quindi questo, abbiamo visto fonti di carbo, grassi, proteine, e andiamo a vedere fonti di micronutrienti. Ho preso queste blackberries, praticamente mirtilli, da aggiungere al mio shake, mi stavo pensando di farlo ogni mattina. E se voi prendete praticamente mirtilli o questa frutta qui congelata, c'ha pochissime calorie, per 100 grammi 32 calorie, che è perfetto. E mi sono anche preso questo piccolo pack di carotine e cocomeri, tanto per aumentare il volume, aumentare i micronutrienti. Quindi questa era la piccola
spesa di oggi. Ragazzi, allora io ho un annuncio importantissimo da darvi che secondo me è la cosa più importante di tutto questo percorso. Come sapete, io farò 90 giorni di definizione scientifica, ma non voglio che sia solamente me, voglio anche stimolare alcuni di voi a dare il massimo e a spingersi in questi 90 giorni. Per questo motivo abbiamo pensato insieme di fare due challenge. La prima challenge, Transformation Challenge, entrata completamente gratuita, può entrare chiunque. La cosa da fare è farsi 3 foto sotto luce naturale, con una posa rilassata frontale, laterale e posteriore, e mandarla all'indirizzo che metto qua sotto, entro il 15 marzo. Questo è il primo challenge ed è completamente gratuito, aperto a tutti. Il secondo challenge invece avrà dei premi. I premi saranno 350 euro al vincitore più 150 euro di prodotti Foodspring. Ok, potete scegliere quello che volete. E per entrare a far parte del secondo challenge invece, chiaramente io chiedo un contributo che date voi a me. Come io do a voi, voi date a me, potete ad esempio fare un ordine col codice Muscola Vita su Foodspring, oppure prendere la mia guida scientifica, oppure uno dei programmi personalizzati, così vi posso guidare io in questa trasformazione. Ho messo apposta tutti i programmi scontati del 40% che trovate sul sito. Quindi potete partecipare a questo secondo challenge, basta che fate un acquisto su Foodspring oppure sul mio sito e mandate l'email a questa email qui, ci attaccate le 3 foto, frontale, laterale e posteriore, sempre prese sotto luce naturale, e in più ci aggiungete anche la ricevuta o l'ordine di pagamento, qualsiasi cosa, da Muscoli a Vita oppure da Foodspring. Se fate questo, entro il 15 marzo verrete inseriti automaticamente per poter vincere il premio. E fra 90 giorni io richiederò le vostre foto della trasformazione e io e Sammy andremo a vedere appunto tutte le trasformazioni che ci sono state. Non deve essere per forza una trasformazione standard, ad esempio dal 15 al 10%. Può essere che passi dal 35 al 25, può essere che sei una ragazza e perdi 10 kg, capito? Io voglio vedere una persona che in questi 90 giorni si è spinta per raggiungere una versione migliore di sé. Quindi lascio qua i due challenge, ricordatevi di mandare le foto richieste e la ricevuta se volete partecipare al secondo alle seguenti email che metto proprio qua. Spero che un sacco di voi parteciperanno a questa challenge, perché veramente così non voglio che sia solamente di me, voglio vedere anche voi che vi spingete. Quindi se volete appunto un push in più, io spero di avervelo dato. E niente, questo era tutto per l'annuncio, mi raccomando, partecipate. Ragazzi, vi faccio vedere il mio primo pasto di oggi. Mi sono cucinato delle uova con dei peperoni rossi, ci ho aggiunto anche un pochino di cipolla e ci ho aggiunto questi che sono dei cracker all'acqua. Sono veramente una bomba. Diciamo che è saltato tutto il piano perché io e Sammy dovevamo andare in palestra alle 11, però stiamo ancora finendo il primo video che ci stiamo mettendo veramente tutto. Come va, Sammy? Quasi fatto? Yeah. Quindi sì, prima il lavoro e poi il piacere, vogliamo mettere su questo video per voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto il primo video, che secondo me è venuto bene. E quindi sì, volevo solo farvi vedere il mio pasto, poi continuo un pochino a lavorare e poi dopo spero che andiamo in palestra, speriamo. E ragazzi, seconda parte del pasto, avevo ancora fame, quindi mi serviva qualcosa di voluminoso e ormai lo sapete, questo mio protein fluff lo chiamo. Qua dentro ci sono 40 grammi di proteine ed è tipo consistenza tipo gelato, cioè non so se vedete questa bomba. Ci ho aggiunto queste due proteine della Foodspring, quindi prima la proteina whey al cocco, buonissima, e in più ci ho aggiunto la proteina vegana al cioccolato, così insieme fa una sorta di cioccolato cocco veramente buonissimo. Ci ho aggiunto 130 grammi di frutti rossi, 125 grammi dello yogurt qua greco 0% grassi. E niente, guardate che cavolo di consistenza pazzesca. E dobbiamo ricordarci che è più facile stare a dieta quando siamo sazi, quindi mangiare le cose che ci piacciono, e soprattutto il volume. Il volume è fondamentale, determina quanto sazi ci sentiamo. Quindi una cosa così che ha pochissime calorie, metto in questo momento sullo schermo, ha un sacco di volume, quindi riempie lo stomaco per poche poche calorie. Quindi è lo snack perfetto. Ragazzi, sono fatte le 9:26. Io e Sam abbiamo appena messo live il video che avete visto in Italia, il primo episodio, e stiamo aspettando per rispondere a tutti i commenti. Speriamo vada bene. E io sto ancora, mi ero messo un attimino più rilassato, diciamo, col pigiamino. Però siamo rimasti in casa oggi a finire tutto il video, quindi dobbiamo andare ad allenarci. Questa è proprio come dire, succede a tutti, no? Che tipo magari salti un po' la palestra, si fa tardi, dici vabbè vado dopo, poi si fa tardi, ah sono le 9, vabbè la salto e vado domani. Invece quello che voglio farvi capire è che questi sono i momenti dove è anche meglio solo andare e fare 20 minuti rispetto a saltare completamente. Secondo me saltare l'allenamento fa vedere che una lack di dedizione, una lack di, come dire, se tu dici di fare una cosa, la devi fare, giusto? Non, se rimandi, secondo me non è una cosa troppo positiva, quindi anche se a noi ci andrebbe un sacco di rimanere lì e non fare niente, 9:30 ci obblighiamo ad andare in palestra, facciamo una bella seduta pull, non vedo l'ora, probabilmente andiamo nella palestra di ieri, Train Gym, che era veramente figa, ci sono un paio di macchine fighissime. Sammy, sei carico? Ecco! Andiamo in palestra.
siamo proprio dei lifter seri, eh. Ma cavolo, 10 di sera club, andiamo al nostro club. Di aver trovato la mia macchina, quindi gran dorsale preferita in assoluta. Non so chi ha inventato sta macchina, ma ha fatto veramente una scoperta pazzesca. Un ingegnere veramente veramente bravo, si sente pazzesca. Palestra senza musica. Ragazzi, quasi è uno stretch net fibre assurdo, e questo fa soprattutto il capolungo quando state in team iperestensionosi. Com'è? Yeah, non bad. Ah, girate un po' sti cazzi della schiena, abbiamo capito che c'hai grosso. Vabbè, ho fatto schiena. Questo physique update, secondo giorno, veramente ho ancora 90 giorni, non vedo l'ora di vedere come sto. Mi vedo abbastanza bene. Dai, la prima volta. Figo. Uscita, raga, finalmente se mi ha smesso. Hai finito di evitare, eh? No. 5 ore di fila. Eh sì. Ho fatto 5 ore di fila, io ho fatto un po' di programmi, poi l'ho aspettato, adesso invece stiamo andando a Dubai in spiaggia. Perché abbiamo visto che dovrebbe esserci un bar con la shisha, e ci abbiamo la voglia di shisha, raga, quindi. Quindi andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Outfit, come stiamo? 10 da 10. Mi ha scelto un bel postichino. Yeah. Ragazzi, siamo a fare una shisha sul lounge. Là ci sono i grattacieli. Qua vista della spiaggia e la ruota. Ragazzi, so che ve lo sto ripetendo spesso, ma veramente grazie di cuore di tutto il supporto, di se vedete i miei video, se lasciate like, se commentate, qualsiasi cosa, se vi affidate a me per il coaching, se comprate la, cioè grazie di tutto, veramente è incredibile per me che con un telefono, con una telecamera riesco a raggiungere così tante persone come voi, e io non sarei qua senza di voi, quindi non lo so, ci tengo veramente a farvelo capire e ve lo ribadisco, cioè grazie di cuore. Sembri grosso così qua? Sì, un po' sì. Devi stare più davanti di me così sembri come una mano. Sì. Così metto io così. Ah, però pure te, no? Quel bicio, guarda il bicio da un po'. Beh. Ragazzi, siamo tornati a casa dopo quello shisha, che è una figata assurda. Volevo rifarvi vedere Sammy perché molti di voi lo conoscono. Sammy praticamente fa tutto l'editing dei video, yeah. E hai aperto un canale da pochissimo. Sì, ho aperto un canale un mesetto fa. Sì. E niente, avevamo detto in America che sei arrivato a 500 iscritti. Sì. Ci sono arrivato, adesso sto a 600, yeah. Yeah. E niente, mi diverto, faccio video un po' diversi, carini, stupidi, sì. Vado a vedermi. Era divertente che c'è un ragazzo in commento che era stato tipo: ah, secondo me Sammy sei bravo, dovresti fare l'editing professionale. Sì. Invece Sammy fa più video che sembrano stupidi. Sì. Però che in realtà Sammy tipo è il giocherellone, è sempre stato. Sì. Stato un po' il cazzo. Cioè, esatto, il cazzo, sì. Che magari su Muscoli a Vita non si vede così tanto. Sì. Quindi, infatti, io dicevo a Sammy di fare un prank.
Dovrebbe fare dei prank, quindi se volete dei prank fateglielo sapere, sì. Andate a vedere il suo canale e scriveteglielo. Assolutamente. Nei commenti, magari che ne so, prank da Timur. Prank, prank di Timur. Ricordavi tutti. Poi la pischella però non conta. Ok. Volevamo dire un'ultima cosa ragazzi, che il coronavirus in questi giorni sempre più casino in Italia, so che hanno chiuso un sacco le palestre, mi avete chiesto su Instagram di mettere degli allenamenti da casa, in realtà noi ne abbiamo fatti un anno fa, due anni fa abbiamo fatto, sono due dei video che sono andati migliori sul mio canale, uno è allenamento a casa con i manubri e l'altro è allenamento a corpo libero, vi serve solo un borsone con delle bottiglie d'acqua, quindi se siete chiusi in casa e non potete avere degli attrezzi e non potete fare un ordine su Amazon o Decathlon, queste cose qua per gli attrezzi, andatevi a vedere questi due video, basta iscrivete muscoli a vita a casa, muscoli a vita a corpo libero. Lasciamo i link sotto su YouTube, okay. Lasciamo i link, sì, mettiamo i link sotto e potete andare a vedere quelli, basta che li fate anche voi, se sono troppo facili gli esercizi provate a cambiare, diciamo, che ne so, se sono facili le flessioni fatele coi piedi rialzati, queste cose qua in base al vostro livello. E niente, ci tengo a dire veramente mi dispiace un sacco per l'Italia, alla fine io ho la mia ragazza che sta in Italia, che dovrebbe stare a Politecnico invece sta a Roma, quindi capisco benissimo la situazione. I miei nonni, per chi non lo sapessi, i miei nonni sono comunque di Bergamo, quindi stanno proprio in mezzo alla zona rossa, non possono uscire di casa, quindi capisco in primo luogo, anche se non stiamo in Italia. Io ho i miei che stanno a Roma, quindi capiamo in primo luogo l'importanza e non vi fermate, cioè non, la vita non può fermarsi per una cosa del genere, però non fate nemmeno gli stupidi. Sì, e state attenti. State attenti. Se dicono di non uscire, cioè magari prendetelo in considerazione. Sì. Anche perché, dato che ci sta gente, come dicevo prima Sammy, che magari non mostra sintomi però è positivo, veramente non puoi sapere se la prendi, se non la prendi, in che occasione, perché è molto più probabile che ci sia tantissima gente che già ha questo virus e che magari non ha sintomi, almeno per quanto ne so io. Quindi state attenti, però non vi abbattete, restate forti, è un periodo, sicuramente migliora, so che è un po' una merda, perché anch'io quando mi alleno a casa, chiaramente non è come andarsi in palestra, cioè l'intensità, il focus, ti devi autospingere, però come dico sempre, uno è meglio di zero, quindi anche fare poco è meglio che non fare niente e buttare tutto all'aria. E poi una cosa che direi a tutti è, se pensavate di fare massa o altro, magari a casa non fate massa, cioè scegliete un mantenimento definizione, così che siete sicuri di non mettere su troppo grasso, perché alla fine quella massa serve il surplus, però serve anche un allenamento fatto bene, completo, su cui si può sovraccaricare, quindi forse è meglio palestra. E dai, avete visto Sammy? Se volete vedere più Sammy andate sul suo canale, se lo volete di più davanti alla telecamera anche qua, ce lo fate sapere. E nei prossimi video magari facciamo un Q&A. Una cosa così. Vediamo, magari sì. Dai, yeah. Manco fatto apposta. Ragazzi, è 1:30 di notte e io sto per andare a dormire. Domani mi sveglio alle 7, non è proprio il massimo quello che sto facendo. Dovremmo veramente dormire 7-8 ore, si vede anche nella ricerca scientifica che chi dorme di più, almeno 8 ore, tipo vede proprio che la proporzione di massa muscolare mantenuta è molto più alta, quindi dovrei dormire di più, però stiamo facendo tardi la sera e la mattina mi sveglio presto per continuare a lavorare, però questa deve essere una cosa che devo migliorare e lo dico quindi qua on camera. Poi abbiamo appena letto le notizie che in Italia in Premier ha esteso zona protetta, zona rossa in tutta Italia, quindi so che le palestre sono tutte chiuse, quindi l'annuncio di questo video non viene veramente in un momento, viene in un momento brutto, diciamo, non è il massimo e mi dispiace, però ci tengo a dirvi che se avete, non fatevi prendere troppo dal panico, ok? Siate diligenti, non uscite. Se riuscite, però non buttare tutto all'aria, ragazzi. Comunque un mese di tempo è tanto, e in casa sempre meglio fare, sempre meglio uno di zero, sempre meglio fare il minimo rispetto a non fare niente in assoluto. Quindi anche se sono solo flessioni o altro, veramente seguitelo. E se invece vi può aiutare, magari che ne so, usate questo tempo per imparare di più, leggere di più, capire di più. La mia guida scientifica è al 30%, quindi se siete qua e ancora non avete acquistato la guida, io ve lo consiglio di fare perché è veramente pazzesca. Se voi cliccate il link sotto vedete tutti i testimonial della gente, così che magari in questo mese leggete un po' su, e sperando che a maggio riaprono le palestre, sapete già cosa fare, potete applicare tutto in pratica. Quello ve lo dico per voi, e altrimenti niente, diciamo che non è una fase facile, soprattutto per i lavori tipo il mio adesso che hanno chiuso la palestra, ma anche per lavori tipo ospitalità, alberghi, ristoranti, calcio, tutto, l'economia, secondo me sarà tosta quest'anno, anche perché ci stanno le Olimpiadi, ci sta l'Expo, ci sta gli europei. Puh, che brutto. Vabbè ragazzi, tardi,
Vi ringrazio a tutti, chiunque è rimasto qua, veramente grazie mille. Mi raccomando, come al solito, final chat hashtag, e lasciatemi quello che volete, che magari, che ne so, discutere la prossima volta, qualsiasi cosa, magari un po' più deep su di me e su quello che volete. Vi ringrazio di cuore, io spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciatemi un like che aiuta, commentate e grazie ancora, noi ci vediamo nel prossimo video.